L'ultima rotazione degli assessori, arriva la nuova giunta Cirielli. Perché l'ultima? È una Quello varato da Edmondo Cirielli a Palazzo Sant'Agostino potrebbe non essere l'ultimo cambio di giunta del suo mandato. Il presidente della provincia ha firmato i decreti con cui ha deciso di riorganizzare l'esecutivo, riformulando una giunta che aveva subito già numerosi mutamenti nel corso degli ultimi mesi. Scelto già da qualche giorno con stabile d'agosto quale assessore con delega al turismo, Cirielli ha tenuto in stand-by le deleghe per l'agricoltura e l'urbanistica, che però dovrebbero finire all'attuale presidente del Consiglio Fernando Zara, che poi sarebbe sostituito successivamente. Iannone, che dovrebbe prendere il posto quale vice di Cirielli una volta che si arriverà alle prossime elezioni, a meno di nuovi ribaltoni dovrebbe ritrovarsi una squadra bella e pronta quando salirà nella cabina dei comandi con Pietro Stasi, vice sindaco del piccolo centro di Rocca Gloriosa, che sarà assessore ai lavori pubblici, infrastrutture d'aeroporto. Tra i banchi del Consiglio dovrebbe quindi entrare il nocerino Luigi De Vivo, primo dei non eletti del PDL. L'assessorato al lavoro è rimasto a Pina Esposito, così come a Bella Cosa toccherà continuare con ambiente, affari legali, contenzioso, cui è stata aggiunta la delega risorsa mare. Rientro in giunta per il sindaco di Sant'Egidio Nunzio Carpentieri, che si riprende le deleghe che già in passato gli erano state consegnate, cioè quelle sulla pianificazione ed edilizia scolastica. Carpentieri prende il posto del dimissionario Marotta. Dalla giunta escono Miano Feola, cui è andata la presidenza della multiservizi, e Sebastiano Odierna, sostituito nelle sue deleghe da Amilcare Mancusi, sindaco di Sarno, cui va anche la delega al bilancio precedentemente in carico, che era affidato all'attuale direttore generale dell'ASA di Salerno, Antonio Squillante. Prendo le deleghe che lui aveva, cioè politiche sociali e sanitarie, in più il personale. Però il Presidente mi ha chiesto di potermi affidare anche il bilancio. Non poco, insomma, una bella gatta da pelare. Perché da quando è venuta meno la collaborazione, almeno in qualità di assessore, di Antonio Squillante, oggi manager dell'ASL, la delega era in testa al Presidente. Il ragionamento che lui ha fatto è sicuramente, non ci vado da tecnico perché non ho quel profilo professionale, ma l'esperienza politica acquisita di questi anni è sicuramente superiore a quella di altri, e quindi devi prenderti anche questa delega. L'ho fatta con piacere.